Allora, buonasera e ovviamente vi ringrazio di avermi invitato. Un saluto istituzionale è difficile pure dire tante cose che uno vorrebbe dire, quindi mi limito a dei titoli perché poi mi occupo di mafie e corruzioni da molto tempo, perché ho fatto 15 anni in pubblico ministero, da quasi 8 anni faccio il sindaco, 2 anni sono stato deputato al Parlamento europeo e anche mi sono occupato di queste cose. Quindi innanzitutto ringraziare l'Inter, perché bisogna studiare le mafie e bisogna parlare di mafie, perché mi sembra che non è un tema all'ordine del giorno come priorità del nostro paese. Io ogni giorno sento parlare che ci sono una serie di priorità. Io continuo a ritenere che una delle priorità del nostro paese è la cosiddetta questione morale, che è l'infiltrazione delle mafie e delle corruzioni nella politica e nelle istituzioni. L'errore più grave che si può fare è dire che le mafie sono state sconfitte perché non usano più il tritolo per uccidere i loro nemici. Io penso diversamente, sono uno di quelli che pensa che lo Stato ha fatto dei passi avanti, che magistratura e forze dell'ordine, ma non solo loro, hanno consentito l'arresto di molti mafiosi, ma sono anche convinto che le mafie, dopo la stagione delle bombe, e vi invito tutti, perché voi siete giovanissimi, a studiare quegli anni, soprattutto dal 92 al 94, con le stragi di Capaci e via D'Amelio, le mafie hanno cambiato strategia. Le mafie hanno deciso di entrare direttamente nelle istituzioni della politica. Oggi le mafie stanno in finanza, le mafie fanno studiare i figli alla Luis da Bocconi, le mafie entrano negli apparati dello Stato, entrano nelle forze di polizia, entrano anche in magistratura, entrano ovunque. Quindi assumono le caratteristiche della legalità formale. Le mafie contribuiscono a fare leggi, contribuiscono a fare delibere in alcuni consigli comunali, contribuiscono, tra virgolette, al governo economico, finanziario e politico del nostro paese. Quindi se qualcuno pensa che la mafia è un problema che non ci guarda, fa più grave lui. Dalla terra dei fuochi, allo smaltimento dell'amianto, nella costruzione di scuole, per come costruiscono i ponti e le autostrade, gli edifici, tutto è mafia e tutto deve essere antimafia. Innanzitutto, se posso, come dire, lanciare un appello e non essere indifferenti, perché l'indifferente è più vicino al mafioso che all'antimafioso, perché l'indifferenza nutre il mafioso. È anche un'altra parola che a me non è sempre piaciuta, che non è mai piaciuta, tanto non cambia niente, non è vero. Si può fare tanto, lo si deve fare con una rivoluzione culturale e lo si deve fare molto in un'ottica di prevenzione. Quando facevo il magistrato mi occupavo dell'aspetto patologico, cioè i mafiosi, i corrotti e i corruttori che avevano fatto reati, e il magistrato doveva scoprirli insieme alle forze di polizia giudiziaria. Oggi da sindaco provo a fare un'impresa ancora più complicata, cioè quella di evitare che le mafie condizionino gli appalti del comune, che entrino nel comune, che decidano la politica della città, prevenire, che è un'opera molto più importante, perché se noi togliamo l'ossigeno, e l'ossigeno per le mafie è il rapporto con la politica e le istituzioni, se la mafia, la 'ndrangheta della camorra, soprattutto mafia e 'ndrangheta, non avessero avuto il rapporto con la politica e le istituzioni, sarebbero bande di delinquenti ordinati, sarebbero trattati in questo modo. Un altro aspetto a cui credo moltissimo è il vedere questa università e le scuole insieme a noi, insieme al nostro lavoro, un lavoro enorme, cioè andare nei luoghi in cui i ragazzi stanno per scegliere che strada prendere. Che strada prendere? Se prendere una pistola o fare l'artista di strada, se prendere un Kalashnikov o provare a contribuire a essere una guida dei tesori culturali della nostra città. È lì che bisogna andare. Oggi l'età media con cui i ragazzi spacciano o prendono la pistola è da 13-14 anni. È là che noi dobbiamo andare, perché quando vai nel carcere di Nisida e incontri dei ragazzi che hanno sparato per conto della camorra, se non sai la loro storia e li guardi un attimo negli occhi, sono esattamente identici ai nostri figli. Quindi vuol dire che c'è un vuoto, c'è gente che ha un vuoto nella testa e che possono essere preda delle organizzazioni criminali. Questi vanno per gli immigrati che non vengono integrati ma vengono lasciati, come spesso si fa in questi anni, in balia delle organizzazioni criminali, vale per i ragazzi difficili della nostra città. E un altro, sempre per andare al titolo, giuro, perché mi era solo un saluto, un altro appello: a me non piacciono le persone che giudicano in maniera tranciante le persone che hanno sbagliato. Per me un ragazzo di 14 anni, 15 anni, 16 anni che sbaglia, noi non lo dobbiamo mettere
in carcere e buttare la chiave. Dobbiamo fare di tutto perché quel ragazzo capisca che è sbagliato e paghi la pena che deve pagare e diventi un testimone di giustizia, nel senso che possa raccontare ai suoi coetanei di non commettere gli sbagli che ha fatto lui. Però dobbiamo raccontare alle persone che nella nostra città, come nelle altre città, ci sono le alternative, perché ci sono dei ragazzi che non conoscono l'alternativa, perché vivono in contesti in cui sembra tutto malvagio, sembra tutto cattivo, sembra tutto senza alternative. Ecco perché il compito è molto sociale, non è solo repressivo, non è che le mafie si sconfiggono solo con magistratura e forze dell'ordine, ragazzi, perché puoi arrestare 300, ma se non hai fatto la rivoluzione culturale il giorno dopo ce ne saranno altre 600. Quindi noi dobbiamo far capire che la vita ha un senso se tu non ti spieghi al denaro, al profitto senza regole, al potere per il potere, all'approfittamento, ma quello di creare un mondo in cui contano le persone che ispirano la loro vita alla solidarietà, al rispetto dei territori, ai beni comuni. Secondo voi la devastazione della natura di questi giorni, al di là dei cambiamenti climatici, non risiede pure nella distruzione dei territori che hanno fatto le mafie in combutta con la politica e con le istituzioni? A me non preoccupa la grandina con la coppola e con la rubana, quella la si potrebbe sconfiggere in poco tempo. Vi porto la mia esperienza di magistrato e oggi di sindaco, dico una cosa amara, ma io sono abituato a dire la verità. I principali nemici li ho avuti in 27 anni delle istituzioni, da persone che fanno parte delle istituzioni e della politica. È là che c'è il campo che dobbiamo aggredire, e là ci dobbiamo lavorare tutti insieme. Lavorare tutti insieme significa non lasciare isolate le persone che si escludono, fare rete, rete, stare insieme. Quindi io penso che questa città ha nel suo DNA la prima linea nella lotta alle mafie, è una città dove la camorra c'è, ma dove io credo che c'è tanta cultura antimafiosa, c'è tanta cultura di giustizia, e uso il termine giustizia e non legalità, appositamente, come si direbbe, perché la legalità spesso è divisa di giustizia. La legalità certe volte è anche mafiosa quando è violenta, la giustizia non può mai essere mafiosa quando ricerchi la verità e la giustizia. Il nostro compito è far avvicinare giustizia e legalità, facendo entrare nei nomi delle istituzioni della politica persone per bene, persone autonome, persone coraggiose, persone che sanno che hanno nella propria, nel proprio elemento costitutivo la voglia di creare società in cui si possa vivere senza la mafia e senza le corruzioni. È un sogno. Non lo so, io mi sono ispirato a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, quando fece il concorso di magistratura. Giovanni Falcone disse che la mafia, come ogni fatto umano, ha avuto una sua origine e può avere la fine. Quando avrà la fine non dipende dallo Spirito Santo, dipende da lui, cioè dipende da quanta gente ha voglia di lottare. Io personalmente la voglia di lottare per questo l'ho sempre avuto, e quando mi giro vedo che c'è tanta gente che lotta contro le mafie e contro la corruzione. Magari non saranno mai persone ricche, non saranno mai persone potenti, ma persone che non avranno mai un prezzo. E se nella vita non è un prezzo, sei una persona conta per quello che pensa e per quello che è, non per come appare e per quanto denaro hai in tasca. Grazie, buon lavoro a tutti.